Ciao a tutti, questo è un video speciale, per tante ragioni. E la prima è che... Ah, ma aspettate, non mi vedete in faccia? Ok, eccomi qua. Ah no, ovviamente non è lo stesso video da cui state sentendo queste parole, perché quello che state ascoltando lo sto leggendo. Eh sì, perché se io parlassi in camera non riuscirei sicuramente a esprimere come voglio i miei pensieri. E invece oggi, come dicevo, è un video speciale e devo assolutamente farlo in questo modo. D'altronde, nell'altro modo, cioè parlando in camera, ci ho provato allo sfinimento, ma non ho ancora capito come si fa a concentrarsi su cosa dire mentre devi anche pensare a come dirlo. Dove guardare, come muovere le mani, cioè voi come le muovete le mani mentre parlate? No, perché io ho notato che ho un angolo del polso che è un po'... Vabbè, comunque, inizio a pensare a mille cose, dimentico cosa dire e... va bene, basta. Eccomi qui. Se proprio volete immaginarmi, immaginatemi seduto, con un microfono davanti e uno scotch in mano, che ogni tanto sorseggio per avere la voce più graffiante. E sì, se non la sentite graffiante perché in realtà è estate. Lo sentite il ghiaccio nel bicchiere? Ma alla fine anche nei film è così, giusto? Cioè, quando si vede mezzo bicchiere di Jack Daniels con il ghiaccio e poi l'attore se lo beve e senza batter ciglio continua con la sua vita, è tè, giusto? Dai, ditemi che è tè. Comunque, perché questo video? Ah, finalmente ci sono arrivato. E prima però un'ultima cosa. Lo sapevi che oggi è il mio compleanno? Questo ovviamente vale solo se stai vedendo, ascoltando questo video il 17 febbraio. In questo preciso momento infatti sono in montagna e sto sperimentando alcune cose riguardo il detox digitale per fare il mio video mensile dedicato all'uscire dalla zona di comfort. Quando è uscito il video dedicato al decidere le cose lanciando un dato, qualcuno ha commentato con Simo, il distruttore di routine. Che è bellissimo, sarei veramente tentato di farci un bigliettino da visita, se non fosse che non si usano più. E in periodo Covid non saprei a chi darli, se non al corriere Amazon che bussa ormai praticamente ogni settimana. E proprio a proposito del prossimo video da distruttore di routine, ho scoperto che siamo simili a topi, visto che... Ah no, ma aspettate, questo è lo script del prossimo video. No, no, niente. Comunque, non perderlo perché cerco... cavi. Cerco partecipanti. Ora, se sono stato bravo, non hai ancora chiuso questo video. Bravo con le immagini intendo, perché se uno vuole ascoltarsi qualcuno che parla si cerca un podcast o va su Clubhouse alla peggio. Ma qui siamo su YouTube e tu vuoi far felice i tuoi occhi. E allora ecco qui una bella immagine colorata. Ah, come sto andando con questo audio video? Sapete, per anni sono stato bloccato nel paradosso che volevo a tutti i costi esprimere dei concetti qui sul canale YouTube, ma non riuscivo a dirli in camera. Ogni volta era come quando mi preparavo il discorso per la ragazzina della classe che mi piaceva. Poi arrivava il momento e passava una moto, si sentiva un'ambulanza in lontananza, un amico ti chiamava, e insomma, non andava proprio come previsto. Ah, se ci fosse stato il teleprompter in molte occasioni della mia vita. Teleprompter non è un errore del correttore automatico, è una parola vera, indica quel coso che si mette davanti alla telecamera e proietta il testo che devi leggere, ma il vetro ha un'inclinazione particolare che la camera non vede, ma voi sì. E quindi potete tenere uno sguardo magnetico guardando negli occhi la camera, ma in realtà leggendo tutto tranquillamente. Che poi scusate, ma praticamente è il bigliettino che si usava a scuola per copiare nel formato socialmente accettabile. Quindi tutti quei predicozzi che mi faceva la maestra, la storia del a potenziale ma non si applica, cioè qualcuno deve averlo sentito così spesso che ha detto, sai che c'è? Io mi invento un coso per leggere senza farsi sgamare alla faccia della maestra e delle sue note. Ma quindi, ora che posso leggere, cos'è che devo dirvi? Cosa? Beh, che sono contento di questo mio percorso qui su YouTube e lo sono grazie a voi. Sì, quei pochi di voi che probabilmente sono arrivati fino a qua. Ci sei, no? Ok. E il fatto che non sarei mai riuscito a dire le cose che ho detto finora se avessi avuto una camera puntata in faccia è semplicemente... ok. È solo uno dei problemi, se così si può chiamare, che capitano nella vita. Sì, perché l'altro giorno, mentre controllavo se la PlayStation funzionasse ancora... va bene, mentre giocavo alla PlayStation, è inutile usare scuse... Ho pensato questo.
Se la vita fosse un videogioco e ogni giorno fosse un livello, quanto sarebbe noioso se non succedesse mai nulla? Immaginate, un giorno imparate quali tasti vanno schiacciati e in quale sequenza. Quello dopo sconfiggete i primi nemici e poi il livello dopo assolutamente nulla. Camminate in un corridoio, ancora e ancora, e alla fine superate quel livello. Così, senza aver fatto niente, senza esservi impegnati. Chi vorrebbe più giocarci? Ah, io no. E invece nella propria vita si pensa che l'assenza di nemici, compiti da risolvere, labirinti da superare, sia l'obiettivo del gioco. E ora che ho capito che almeno per me non è così, da bravo videogiocatore ogni problema quotidiano cerco di analizzarlo, studiarlo, capire cosa mi può insegnare e qual è la sequenza di tasti corretti per superarlo, ma sapendo che comunque domani ce ne sarà un altro. Ora torno alla mia giornata in montagna e ai miei test sul Digital Detox, ma prima o poi leggerò i tuoi commenti, quindi intanto te lo dico qui ora a voce. Grazie.